Ringrazio l'associazione per la gentilezza di questo invito e saluto ciascuno di voi. Nell'immaginario collettivo, Napoleone di solito è crociato, ha un'espressione cupa, la mano sullo stomaco, il berretto un po' da torero. Questo è quello che di solito la gente si figura, no? Quando pensa a Napoleone Bonaparte. Invece io me lo immagino diverso. Immagino Napoleone che ride, ma che cos'ha da ridere? Perché ride? Perché c'è stato un episodio storico in cui lui ha continuato a ridere per tutto il viaggio, insieme al suo entourage, insieme ai suoi generali, e rideva e faceva battute, e insomma una felicità inarrestabile, perché aveva appena firmato un trattato con i veneziani, il trattato di Santa Eufemia, nel maggio 1796, esattamente 2 anni prima della caduta della Serenissima. Quello che aveva preparato il testo del trattato era il capo del Bureau Secret, Jean Mondrieu, capo dei servizi segreti francesi. I francesi già da tempo preparavano un piano eversivo giacobino in tutta Italia, in cui avevano investito veramente oltre 1 milione di franchi. Jean Mondrieu è andato a cercare l'uomo che faceva per lui, Rocco Sanfermo, come rappresentante della Serenissima, che firmerà per la Serenissima. Oggi, a posteriori, noi possiamo avere delle perplessità sull'affidabilità di Rocco Sanfermo, dal momento che, quando sarà caduta la Serenissima e ci sarà la municipalità democratica filo-francese, Rocco Sanfermo sarà tra i promotori della municipalità. E ancora prima, nelle Pasque veronesi, aiuterà i francesi a conquistare i forti. Perché rideva tanto Napoleone? Perché era così felice e contento? Articolo primo del Trattato di Santa Eufemia: la Repubblica di Venezia sarà neutrale. E fin qui è logico, perché Venezia si trovava con 2 eserciti nel suo territorio, da una parte i francesi, di cui peraltro Venezia aveva riconosciuto la Repubblica Rivoluzionaria, unico Stato in Europa che aveva riconosciuto il governo francese rivoluzionario. Dall'altra parte c'erano i nemici storici di Asburgo, quindi si trovava tra l'incudine e il martello. Però andiamo avanti, non solo neutra, ma non armata. Per tutto tempo in cui l'Italia sarà teatro di guerra tra Repubblica Francese e Impero Asburgico, non armata, vuol dire che le forze di base che aveva, come arruolati, come cannoni, fucili, eccetera, dovevano tenerli così, non doveva aumentarli sotto sorveglianza degli stessi francesi. Giorgio Baffo è un poeta, un nobiluomo della prima parte del Settecento, famoso per le sue poesie erotiche, ma quella che io voglio recitare questa sera non è una poesia erotica, bensì è dedicata alla classe politica veneziana del primo Settecento. Estinguendo se va tanti riconi, e cresce sempre più la povertà, le gran teste mancando se ne va, e non resta di qua se no i cogioni. Se di quei tanti gran politiconi qualche residuo ancora se resta, i cogioni se tanta quantità chi supera quei pochi che se boni. Non si pensa che all'ossio, all'uso, al ziogo,
e i libri che si studia sulla sera, c'è il mazzo delle carte e quel del cuoco, de botto, nonché pi gente da guerra, e se che ne è, questi non ha visto il fuoco. Come può la durare sta maniera? La Repubblica di Venezia era uno Stato federale in cui c'erano anche le province lombarde, Brescia e Bergamo. Come potete notare dalla mappa, c'era una grandissima attenzione alle realtà locali. Anche il Friuli era una provincia di questo Stato federale. I veneziani, propriamente detti, erano solo quelli del Dogado, sulla costa, che peraltro il Dogado arrivava fino a Grado, in Friuli. Secondo Samuel Feiner, studioso inglese, che ha fatto un'opera poderosa in cui ha paragonato tutti i governi dell'umanità a partire dai Sumeri fino a qualche decennio fa, la Serenissima è stato uno dei governi migliori del mondo. Non per niente gli Stati Uniti d'America hanno copiato l'aspetto federale veneziano, hanno studiato anche la Costituzione veneziana. Questo è l'esercito della fanteria veneziana. Abbiamo un fante, un ufficiale, un sergente e un granatiere. E cominciamo con una diatriba. Quando si parla di Napoleone che invade in un certo senso il Veneto e fa cadere la Repubblica, c'è sempre uno che alza la mano e dice: ma se Venezia avesse resistito militarmente, si fosse opposta militarmente a Napoleone, cosa sarebbe successo? E la risposta è sempre quella, una specie di eco di quella che fu la propaganda giacobina del 1700. La risposta è: per motivi geopolitici Venezia avrebbe potuto resistere un po', ma poi alla fine Napoleone ha conquistato mezza Europa e quindi sarebbe caduta, avrebbe perso. Vabbè, facciamo un attimo un computo delle possibili forze in campo. Questo è un conteggio fatto da Jean Laugrier, il capo dei servizi segreti, quindi diciamo un computo fatto da un esperto, possiamo dire. In caso da un besoin très pressant, cioè nel caso di necessità, in caso di conflitto, in caso di mobilitazione generale, i veneziani, cioè la Repubblica con tutto il suo Stato federale, aveva a disposizione 100.000 uomini. A questi dobbiamo aggiungere 40.000 contadini, che non sono affatto da sottovalutare, perché abbiamo visto ancora nella guerra della Lega di Cambrai che i contadini friulani e padovani si sono comportati eroicamente, sono andati contro l'artiglieria francese, il re Luigi, hanno sotto le bombe raggiunto quelli che facevano la guardia ai cannoni e li hanno sopraffatti. E poi ci sono ancora 10.000 marinai. E Napoleone di quali forze disponeva? Battaglia di Rivoli in Veneto, 23.000 uomini. Vorrei dire che questo esercito all'inizio della campagna di Italy era soprannominato l'esercito dei cenciosi. Perché? Perché non tutti avevano l'uniforme, c'erano molti che andavano a combattere in borghese, c'erano anche quelli senza scarpe. Ad ogni modo, in questa battaglia Napoleone ha vinto. Tra gli austriaci, che erano 28.000, 14.000 morti e feriti, la metà. Pochi giorni prima della battaglia di Arcole, altri 7.000, fanno in totale 21.000. Prendiamoli a distanza di un metro, copriamo
il percorso che va da Udine fino alla Villa Manin. E non sono numeri, sono esseri umani, sono dei giovani di un esercito in ritirata, perché Napoleone stava inseguendo un esercito, quello austriaco, che era in ritirata, quindi demotivati, che volevano solo tornare a casa, dai genitori, dalle fidanzate, dai figli piccoli. C'è stato l'avvocato Renzo Fogliata che ha fatto una specie di processo a Napoleone con le leggi internazionali moderne ed è risultato colpevole. Ma io direi che anche se noi non consideriamo tutte le malefatte che sono state fatte nel nord Italia, non solo nel Veneto ma anche a Modena, è stata la Chiesa, Milano, eccetera, tutte le ruberie, lasciamo stare, c'è solo un episodio, quello dei Caraibi. Napoleone usa i gas contro i ribelli dei Caraibi, già questo da solo gli può conferire il titolo di criminale di guerra. Non tutti i nobili veneziani erano così accondiscendenti verso la politica e l'ideologia francese. Esisteva la fazione dei cosiddetti intransigenti. Transigenti non erano affatto dei guerrafondai, non volevano fare la guerra a nessuno, però ritenevano che fosse giusto proteggere il proprio Stato e il proprio popolo. Tra questi, Francesco Pesaro, il capo degli intransigenti, il quale non accettava la neutralità non armata, voleva una neutralità armata, e questo l'aveva già richiesto 2 anni prima, nel 1794. La sua proposta era stata accolta dal Senato, aveva chiesto 60.000 uomini che non arriveranno mai perché ci fu una serie di sabotaggi. La flotta navale veneziana era di tutto rispetto, 23 galee, 11 vascelli di primo rango, 70 cannoni, certamente erano navi meno moderne di quelle francesi. Quelle francesi potevano avere anche 20-30 cannoni in più, però ricordiamo, per fare un esempio, la battaglia di Lissa, una battaglia che fu vinta dagli austriaci, però i marinai erano veneziani, si scambiavano gli ordini in veneziano, e quella volta nacque il detto uomini di ferro su navi di legno che vincono uomini di legno su navi di ferro. Questo cosa vuol dire? Che nelle battaglie navali conta molto l'astuzia e l'esperienza. Ebbene, i comandanti francesi erano appena usciti dalla rivoluzione francese, avevano sostituito gli ammiragli del re e quindi non avevano l'esperienza nota dei comandanti veneziani, non avevano dei marinai di una tale fedeltà e esperienza come i dalmati, come quelli delle Bocche di Cattaro. Consideriamo anche questo, è una cosa importante, che praticamente Napoleone avrebbe sì potuto assediare Venezia quando è arrivato proprio sulla costa, però i veneziani potevano andare a Zara a prendere rifornimenti, quindi un assedio che sarebbe durato molto a lungo. Infatti Francesco Pesaro aveva detto al doge: vai a Zara, vai a Zara, resisti, no? Napoleone non aveva una flotta ed è molto, ma molto difficile che il direttorio, cioè il governo francese a Parigi, avrebbe mandato una flotta, perché era contrario alla conquista militare di Venezia. Napoleone aveva dei cannoni che sparavano con gittata utile 500 metri. Voi sapete benissimo che Venezia è un'isola e quindi rimanevano 3 km e mezzo nelle mani della flotta veneziana. Ma voi lo sapete come sono entrati a Venezia i francesi? Provate a pensare, come hanno fatto? Con l'aereo? No. A nuoto? No. Sono entrati a Venezia con le navi che i veneziani hanno prestato ai francesi. Ecco.
con Napoleone Bonaparte, lui è di origine italiana, Bonaparte, i suoi antenati erano della Toscana e poi si sono trasferiti in Corsica. È stato fatto addirittura uno studio genetico, si è visto che i suoi lontanissimi antenati erano probabilmente originari del Medio Oriente, forse arabi, forse di origine ebraica. Napoleone era fiero di essere italiano, gli piaceva la musica italiana, per dire, e forse pochi sanno, ma fu il primo presidente della prima Repubblica Italiana, quella del 1802 e 1805. Quindi i legami con l'Italia sono forti. Qui lo vediamo che attraversa il Tagliamento. Sicuramente Napoleone era un genio militare perché ha rivoluzionato l'arte della guerra, della strategia. In che modo? Prima c'erano delle guerre statiche, assedi di roccaforti, assedi di città. Invece lui ha trasformato la guerra in qualcosa di molto dinamico, cioè marce forzate per anticipare e dividere il nemico, cioè impedire che il nemico si riunisse nel grosso delle sue forze. Lui arrivava e colpiva un gruppo alla volta, più piccolo, e vinceva. E come poteva fare questo? Come mai era così veloce, più veloce degli austriaci? Perché gli austriaci, i tedeschi, precisi, avevano i carri a seguito con tutte le vivande. È chiaro che i carri rallentano enormemente. Napoleone non aveva i carri. Allora questo esercito mastodontico, che cosa mangiava? Vivevano del saccheggio dei contadini veneti. Verranno macellati tutti i bovini, spariranno il pane e alla fine saranno ridotti alla fame i contadini veronesi per sfamare questo esercito di cavallette. Tra i generali di Bonaparte ce n'erano sicuramente alcuni di valore. Vediamo qui Andrea Massena, tutti giovani, anche Napoleone era giovane, aveva in quel biennio da 26 a 28 anni, e diciamo che c'è detto che la fortuna aiuta gli audaci. Anche Andrea Massena era audace. Quando si scontrò vicino a Tarvisio, nell'altipiano di Malborghetto, con gli austriaci, in un primo scontro ebbe la meglio, però aveva soltanto metà della sua divisione. Avrebbe potuto aspettare di riunirsi con la divisione intera e quindi attaccare di nuovo gli austriaci. E invece lui non vuole dare del tempo agli austriaci. Li attaccò di nuovo in mezzo a questo altipiano e vinse. Lui non lo sapeva, ma se non avesse fatto così, si stavano riunendo tutti gli austriaci sotto l'arciduca. Quindi se lui avesse aspettato, preso tempo, si sarebbe ritrovato davanti tutto l'esercito austriaco al completo. Quindi in questo modo lui, un po' per fortuna, un po' per bravura, ha salvato l'Armée d'Italie. Napoleone in certi momenti, non dico che abbia fatto degli errori, però si trovò in difficoltà. Come vedete, la sua avanzata era arrivato fino a 150 km da Vienna, però non aveva forze sufficienti per conquistare Vienna. Aveva chiesto rinforzi che non sono mai arrivati. Era un momento molto critico. Se lui fosse stato sconfitto a Leoben, sarebbero state vanificate tutte le vittorie precedenti. E gli austriaci non si rendevano conto che Napoleone era in difficoltà. Napoleone non è solo un grande generale, è un grande politico, un grande diplomatico, e come diplomatico ha un grande tempismo. Sceglie a questo punto la via diplomatica. Scrive una lettera mielosa all'arciduca d'Austria e propone il patto segreto di Leoben, in cui all'Austria viene dato il Veneto in cambio del Belgio, che era gli austriaci, forse peggio dei francesi, con un atto abbastanza vile, accettano
quindi questo patto segreto porta a una pace, fra austriaci e francesi. Napoleone ne approfitta subito. Cosa fa? Ci saranno le Pasqua veronesi, cioè Venezia, cioè Verona viene attaccata dai giacobini locali, veneti e lombardi, però un po' alla volta a questi si sostituiscono proprio i francesi, l'esercito regolare francese. Napoleone, visto che alcuni tentativi di ingannare, di dare la colpa ai veneziani, alcuni sotterfugi così non attecchiscono, visto che i veronesi non cadono nei tranelli, nei trucchi che aveva messo in scena, dà ordine di bombardare Verona. Perché Venezia a questo punto è un atto di guerra diretto, bombardata Verona, perché Venezia non ha radunato tutto il suo esercito e non ha dichiarato guerra a Napoleone. Il motivo è abbastanza semplice, perché i preliminari di Leoben erano segreti, sì, però le spie veneziane erano bravissime e quindi Venezia sapeva già che Napoleone aveva fatto pace con gli austriaci e che quindi aveva tutto il suo esercito rivolto contro i veneziani. E i veneziani si trovavano in questa difficoltà non armati, nel momento fatale si trovavano impreparati. I francesi saranno crudeli nei confronti degli sconfitti di Verona. Il battaglione Treviso verrà mandato nel primo campo di concentramento della storia in Francia e i 50 capi veronesi della ribellione andranno alla Guyana francese in un penitenziario. Ben pochi torneranno. Si diceva che nelle Pasque veronesi gli ebrei avessero appoggiato i francesi, però bisogna fare attenzione delle distinzioni, queste erano delle dicerie. Il ghetto che vedete qui, il ghetto di Venezia, era una comunità importante ebraica ed era in armonia, in sintonia con Venezia, tant'è che hanno fatto un atto di grande generosità, un atto spontaneo, vedendo in difficoltà la Repubblica, hanno preso tutti gli ori, gli argenti che avevano nelle sinagoghe, quelli di non utilizzo quotidiano nel culto, e l'hanno regalato a Venezia per aiutarla, perché non avevano nessun interesse a che Venezia fosse distrutta o impoverita, anche per il fatto che gli ebrei come armatori avevano in mano il 60% delle navi commerciali veneziane all'epoca, quindi un disastro per Venezia voleva dire anche un disastro per i loro commerci. Chiaro che nel variegato ceto ebraico c'erano anche alcuni che aspiravano alla politica, dalla quale ovviamente loro come tanti altri erano esclusi, perché si sa che la politica era appannaggio solamente della classe aristocratica. Anche i greci erano favorevoli ai francesi, i greci della comunità minoritaria veneziana. Qui vediamo Isabella Teotocchi, che era la salonier, cioè gestiva un salotto letterario a Padova, e c'erano tutti i massoni che giravano per questo salotto, e tra tutti questi ospiti vediamo, non so se voi lo conoscete, non credo, Ugo Foscolo, giovanissimo, 17 anni, e ci fu una storia d'amore tra Ugo Foscolo, 17 anni, e la Isabella, che ne aveva 34 all'epoca. La massoneria ebbe un ruolo primario, determinante, importante nella caduta di Venezia, perché riuscì a mettere nei punti chiave i suoi uomini, perché fu un veicolo dell'ideologia rivoluzionaria democratica.
quello che vedete con la giacchetta rosa è Cagliostro. A scanso di equivoci, il rosa è un colore maschile nel Settecento. Cagliostro si incontra con il capo dei Novatori, cioè i Novatori era la fazione che aveva simpatia per la Francia. Si incontra con Francesco Battagia. Francesco Battagia non solo era un massone, ma anche aveva un ruolo, diciamo, di rilievo, tant'è che quando chiudono la loggia della Fidelité a Venezia, è proprio Francesco Battagia che la riapre, riapre la loggia. Questo è uno schema che vi dà un'idea precisa di come era organizzato il governo della Serenissima. Innanzitutto, il potere sovrano era nelle mani solo del Maggior Consiglio. Solo il Maggior Consiglio poteva prendere le decisioni, nessun altro. Gli altri potevano dare tutti i consigli che volevano, però non potevano decidere nulla. E il Maggior Consiglio era fatto di 600 membri di età maggiore di 20 anni, nobili iscritti all'Albo d'Oro. Era un sistema a rete, un governo a rete, come internet. Ha dei vantaggi rispetto al cosiddetto governo a vertice, no? Dove c'è la piramide e all'apice della piramide c'è un re, un imperatore, no? Perché nella piramide, se si elimina il vertice, cioè se muore il re, eccetera, cade tutto, no? Invece in un sistema a rete, se noi eliminiamo una parte, un certo numero, rimangono tutti gli altri. Li possiamo eliminare 100 nobili del Maggior Consiglio, ne rimangono 500. C'era anche il doge, ovviamente, che però era una figura che non aveva un reale potere politico, era solo una figura emblematica, simbolica, non poteva leggere le lettere che erano a lui inviate, non poteva ricevere chi voleva lui nei suoi palazzi, era sempre sorvegliato, sorvegliato in particolare dai savi che dovevano controllare che il doge non assumesse atteggiamenti autoritari. Però in questi due anni avvenne qualcosa di illegale, nel senso che i savi cominciarono a deviare da quella che era la loro funzione. Invece di controllare il doge, cominciarono a manipolarlo e a dargli un potere che lui non avrebbe dovuto esercitare. I savi erano un collegio, una specie di consiglio dei ministri. E cosa fecero? In questo sistema perfetto, che era il governo aristocratico repubblicano della Serenissima, riuscirono a trovare un punto debole, il punto debole del sistema. E il punto debole era questo: che i savi erano deputati all'analisi preventiva dei lavori da presentare al Senato, specie in materia di politica estera. E allora cosa fecero i savi? Smisero di presentare al Senato le cose che riguardavano Napoleone per favorirlo. A poco assunsero un potere dittatoriale, nel senso che riuscirono ad aggirare il potere sovrano del Maggior Consiglio e presero loro il potere nelle loro mani. Agirono anche attraverso le cosiddette comunicate non lette. Sono delle lettere importanti che arrivano o dalle spie, dai consiglieri o da magistrati, eccetera. Non lette significa che arrivavano e venivano messe nel cassetto invece di arrivare al Senato. Una comunicata non letta fu quella che diceva: attenzione, Napoleone ha in mente, vuole conquistare Verona. È una informazione vitale, perché conquistata Verona significa conquistare tutto l'entroterra. Ebbene, questa informazione non arrivò al Senato, finì in un cassetto. C'erano delle riunioni segrete
dei savi, le cosiddette consulte nere. Significava che vestiti di nero i savi si ritrovavano nei palazzi del Doge, insieme al Doge, per prendere delle decisioni. Questo è assolutamente incostituzionale, è illegale. Io mi sono basato sulle testimonianze dei testimoni oculari, cioè di quelli che sono vissuti in quell'epoca e che hanno vissuto sulla loro pelle la situazione, quindi non solamente l'abate Tentori, che ha scritto un libro particolarizzato da cui vengono fuori i particolari di questo vero e proprio colpo di Stato, ma anche le dichiarazioni degli intransigenti, questi nobili intransigenti, gli informatori degli inquisitori di Stato, una magistratura deputata al segreto di Stato, e anche imparziali, quelli che erano i diplomatici stranieri, per esempio il ministro del re di Sardegna a Venezia, il quale dice: i savi adunati in consulta nera determinarono di sacrificare l'autorità della medesima, quindi vollero loro prendere questa decisione terribile. Questo è un savio, Alvise Pisani. Lui frequentava il covo a Venezia dei democratici, un covo in cui c'erano anche dei borghesi. Ecco, i democratici a Venezia erano un numero esiguo, saranno stati 200 persone su una popolazione di 140.000 abitanti. Però erano attivissimi. Anche i nobili filo francesi, che come abbiamo detto erano quasi tutti massoni, erano pochi, magari potevano appartenere anche a famiglie importanti, però erano pochi ed erano però attivissimi. Il più attivo di tutti, tutti conoscono Napoleone e danno la colpa a Napoleone, dicono: la Serenissima è caduta perché Napoleone ha invaso, perché gli ha dichiarato guerra. Io sono d'accordo, Napoleone è un criminale di guerra, punto. Però non è stato lui la causa diretta della caduta della Serenissima, non è vero. Non c'è stato un confronto militare tra Venezia e Napoleone, non ha sparato un colpo. Quindi non è vero, non è stato Napoleone che ha fatto cadere la Serenissima, è stato un colpo di Stato interno. E se vogliamo usare una terminologia massonica, il grande architetto della caduta della Serenissima è Francesco Battagia. Nel mio libro, I Veneti in Friuli, dall'antichità alla Serenissima, ci sono molte immagini a colori, ci sono delle mappe. Avrei voluto tanto mettere un'immagine, un dipinto di Francesco Battagia, perché lo ritenevo un personaggio importante, determinante, il protagonista, e non l'ho trovato. Ho guardato ovunque, credetemi, anche nei musei, sapevo che esisteva il suo ritratto, perché c'era nello studio di Giustina Renier in Piazza San Marco, nelle procuratie vecchie. Però poi le procuratie sono state acquistate dalle assicurazioni generali, ho chiesto anche ai generali, non si sa, non si trova. Forse sarà da qualche parte, nobile sconosciuto, non identificato, chissà dov'è il suo ritratto. Francesco Battagia era onnipresente, era dappertutto, quando si trattava di dare 1000 fucili ai francesi, quando a Verona lui era il provveditore, cosa ha fatto? È fuggito, era nei salotti di Giustina Renier, era ovunque e sarà un attore importante proprio negli ultimi giorni della caduta della Serenissima. Il doge Lodovico Manin discende da una famiglia, anche lui toscana, di usurai. Hanno fatto ricchezza con l'usura, poi si sono mescolati con alcune famiglie nobili friulane
Certamente Ludovico Manin è una figura complessa, controversa, per certi aspetti un po' patetica. Il popolino lo chiamava Sio Spavento. Certo, lui fu appunto manipolato dai savi e fece, lui lo sapeva, delle azioni illegali che andavano oltre quello che erano le sue competenze. L'ha detto, io faccio qualcosa che va oltre quelle che sono le normali consuetudini. E perché l'ha fatto? Perché è considerato uno dei maggiori responsabili della caduta del Serenissima. Perché l'ha fatto? E lui aveva questa considerazione che l'economia deve valere al di sopra di tutte le cose. Questa era la sua formazione. E poi l'ha detto perché ha voluto questo passaggio: per salvare le vite e le proprietà. Io non vorrei dire la sua vita e la sua proprietà, però di fatto è riuscito a salvare la sua immensa proprietà. Lui ha presentato al Maggior Consiglio la proposta di cambio di governo, da governo repubblica aristocratica a governo democratico filo francese, e l'ha fatto con questa lettera scritta di suo pugno, che io ho potuto toccare con mano, ho potuto leggere perché è nella biblioteca Ioppi di Udine, nella sezione manoscritti. Quando alla riunione del Senato fu annunciato che il giorno dopo il doge Ludovico Manin avrebbe presentato la sua proposta di cambio di governo, Francesco Pesaro si mise a piangere e disse: io non posso fare più nulla per la mia patria. Ed ecco un terribile giorno, il 12 maggio del 1797. A me piacerebbe non sentire mai più quel termine abominevole di abdicazione del patriziato veneziano, perché un'abdicazione presume che ci sia una scelta libera e volontaria, ma non fu né libera né volontaria, fu solo l'ultimo atto di una serie di atti illegali. In quella votazione del 12 maggio non c'era il numero legale dei votanti, non fu né eletta né ballottata, e fu incusso grave timore ai presenti attraverso una falsa notizia di una congiura, una ribellione di 16.000 uomini che armati stavano attaccando il palazzo ducale. Non era vero. Sentirono degli spari a raffica, si spaventarono, ma quegli spari erano gli schiavoni, l'esercito degli schiavoni che salutava Venezia per l'ultima volta. E per fare un colpo di Stato non è necessaria la violenza diretta, soltanto la minaccia può configurare un effettivo colpo di Stato. Ecco, si passò alla municipalità provvisoria, che fu breve, solamente 6 mesi, però qualcuno dice che furono tanti danni, benché il tempo fosse stato breve. Per alcuni aspetti era sì qualcosa di democratico, ma c'era ancora la presenza militare francese. Qui vedete una caricatura, prendono in giro ovviamente Francesco Pesaro che piange. I pantaloni sono la maschera di pantalone, è un soprannome che veniva dato ai veneziani, e cominciarono un po' le ruberie francesi, e si acuirono soprattutto col trattato di Campo Formido, perché i francesi, per non lasciare nulla agli austriaci, distrussero completamente l'arsenale, portarono via tutto quello che poterono, ci furono chiese distrutte, palazzi distrutti, insomma
si arrivò perfino di opere d'arte trafugate, del rame dei tetti delle chiese tolto. Cioè veramente è una lista talmente lunga che io dovrei parlare un'altra mezz'ora per dire tutte le cose fatte, le ruberie che sono state fatte dai francesi. Quindi vi rimando al mio libro I Verdi Friuli, in cui c'è questa lista quasi completa, perché per averla completa, nel momento, torniamo indietro un attimo, in cui viene deciso il cambio di governo all'interno della sala del Maggior Consiglio, il popolo era fuori, non sapeva che cosa stava succedendo. Viene dato l'annuncio e voi pensate, vabbè, ci sono questi del popolo che finalmente faranno festa, cantano, ballano, che bello, ci siamo liberati di questi nobili che per secoli ci hanno sfruttati, ci hanno maltrattati, sono vissuti alle nostre spalle con il nostro lavoro. E invece no, erano furiosi, sono andati a cercare i palazzi dei caporioni francesi perché li conoscevano e li hanno bruciati e li hanno saccheggiati, sono andati dal sarto che faceva gli uniformi ai francesi, gli hanno distrutto la sartoria, sono andati dal tipografo che aveva l'albero della libertà sulla vetrina, gli hanno spaccato la vetrina. C'è voluto un cannone a mitraglia di Bernardino Renier con 7 morti e molti feriti per fermarli. C'è voluto che il doge Ludovico Manin firmasse un decreto in cui si diceva che chi veniva trovato o armato o con il frutto del saccheggio era passibile di fucilazione. Quello stesso Manin che poi giurerà fedeltà ad Asburgo. E quindi sulla piazza San Marco, scalpellati tutti i leoni, c'era l'albero della libertà, ma i veneziani non lo capivano bene, perché vedevano un berretto senza testa. Dicevo, ma è la testa? Dov'è? Di chi è quel berretto? Dov'è la testa? Un albero senza foglie, senza veste. E allora ecco che il pasquino veneziano, l'anonimo veneziano, di notte metteva i suoi manifesti perché il giorno dopo i veneziani li leggessero. Arbaro senza testa, baretta senza testa, libertà che non resta, quattro mincioni che fa festa. E ci avviciniamo al trattato di Campo Forbido. In quell'epoca, in quei giorni, Napoleone era nervosissimo, tesissimo, poteva cedere tutto e il contrario di tutto. Il destino di un popolo millenario era nelle mani di una sola persona, uno che decideva. Non erano più in 600, non erano in 600 a votare, era un uomo solo che prendeva una sua iniziativa, e contrariamente anche a quanto voleva il direttorio, perché lui sapeva benissimo che rischiava la ghigliottina, perché se il direttorio si rigidiva sulle sue posizioni, cioè che Venezia non doveva essere data agli austriaci, avrebbe anche potuto metterlo a processo. E Napoleone, oltre alle sue doti, abbiamo detto, militari, diplomatiche, politiche, era anche un grande istrione, cioè un commediante. Qui è in un palazzo a Udine e spacca un vaso davanti alla delegazione austriaca. Tutti gli incontri che ha fatto con i veneziani aveva sempre questo atteggiamento spavaldo, strafottente, per dire io sono il numero uno, però in realtà era una scena, stava recitando, aveva capito che i veneziani avevano un po' paura e su questo giocava, ma recitava, bleffava semplicemente. E quando lui, col trattato di Capoformido, ha dato agli austriaci il Veneto, non è che ha venduto l'ancien regime. Quello che ha venduto agli austriaci è stato proprio uno Stato democratico. Ha tradito i suoi fedeli veneziani
democratici, i quali ovviamente sono rimasti amaramente delusi. Adesso c'è un'altra diatriba futile, e cioè quella, il trattato è stato firmato veramente a Campoformido oppure alla Villa Manì perché era più comodo? È futile perché con l'immane sciagura che ha determinato per tante generazioni di veneti, sapere che il trattato è stato firmato a Campoformido oppure in Villa Manì cambia veramente nulla. Però è una questione che si risolve in poco tempo. Voi vedete qui la firma del trattato di Campoformido del Marchese del Gallo. La prima firma, la più importante, il Marchese del Gallo, napoletano che agiva per l'Austria, è chiarissimo. Abbiamo fatto varie riunioni nei palazzi, a Udine, a Villa Manì, però poi la firma noi l'abbiamo sottoscritta a Campoformido. E qui, a Campoformido, si è fatta la riconciliazione. Più di così, è un'evidenza. E qui vediamo appunto l'Italia, prima di Campoformido, dopo Campoformido. Si è creato un confine instabile che sarà poi la causa anche della Prima Guerra Mondiale. Tra i grandi delusi, Ugo Foscolo, quello che faceva il bullo, che nella municipalità provvisoria faceva lo scrivano e scriveva tutti gli incontri della municipalità, archiviava tutto, no? E lui. E lui dice: il sacrificio della patria è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure, le nostre infamie. Appena saputo del trattato di Campoformido, appena la notizia è arrivata a Venezia, i responsabili della municipalità, Andrea Spada e Alvise Pisani, quello che abbiamo visto prima vestito di rosso, si sono precipitati a Milano e sono andati da Napoleone. Napoleone li riceve e Andrea Spada gli dice: ma noi siamo pronti a combattere contro l'Austria, gli faremo la guerra. Napoleone li prende in giro, dice: ma è un'ipotesi risibile. E allora Andrea Spada gli dice: ma noi abbiamo votato che siamo contrari, tutti abbiamo votato, siamo contrari, non vogliamo l'Austria. E Napoleone risponde: quel voto lì non vale niente. Allora Andrea Spada lo guarda in faccia e dice: ah sì, allora visto come sono andate le cose con la democrazia francese, io sono sicuro che se noi interpelliamo tutti i veneziani, tutti in modo unanime vorranno tornare con la Veneta Repubblica. Grazie per l'attenzione.